Bene, benvenuti allora a tutti. Io sono Alberto Sbrogiò, sono il presidente del Circolo Acri di Milano e siamo giunti alla quarta serata che abbiamo organizzato come Cultura Chilometri Zero e Complexity Institute sui temi della complessità. Io mi sono messo come sfondo, non so se lo vedete, un affresco di Giandomenico Tiepolo, che adesso ve lo mostro anche meglio. Perché volevo usare questo per spiegarvi e introdurre un po' la serata. Intanto dal punto di vista tecnico, fino a che riesco a condividere, vediamo. Dal punto di vista tecnico, sapete che siccome siamo in parecchi, per le domande useremo la chat, quindi se avete qualcosa da chiedere dopo gli interventi di Paolo e di Massimo, potete appunto usare la chat per far arrivare delle domande, poi ci sarà Simonetta, poverina, che dovrà districarsi a recuperare dalle chat le domande e riportarle appunto a Paolo e Massimo. Ecco, io ho pensato di introdurre la serata mostrando appunto questo affresco di Giandomenico Tiepolo. Io sono a Milano, un paese della provincia di Venezia, che si è dato come brand la terra di Tiepolo perché a Zianigo, una frazione di Milano, c'era la villa appunto della famiglia di Tiepolo. Giandomenico appunto ha affrescato interamente la villa, poi tutti gli affreschi sono stati strappati e portati, stanno per andare in Francia, ma alla fine sono stati recuperati e possono essere visitati adesso a Carezzonico, a Venezia. Ecco, la cosa un po' particolare di questo affresco, visto che oggi parleremo anche di arte, è che sinceramente a me non è mai piaciuto molto. Ma se si racconta la storia e il perché di questo affresco, poi un po' il giudizio, almeno il mio giudizio, è cambiato, perché si colloca praticamente alla fine della Serenissima di Venezia e rappresenta appunto tutte queste persone di spalle, che è un po' una cosa anomala, no? C'è solo un bambino nel mezzo dell'affresco che è rivolto verso chi guarda. E sono tutti concentrati a guardare attraverso una finestrella che appena appena si intravede di quel casotto, cioè quella casetta praticamente che si vede lì, che è il Cosmorama. Praticamente mostravano delle foto di paesi esotici, insomma, che in quel momento si stavano scoprendo. E tutte queste persone di diverse estrazioni, quindi sono nobili, ma anche gente comune, si affollano e si accalcano a guardare questo mondo nuovo che verrà. Ecco, la cosa che mi piaceva è che in realtà è un po' quello che stiamo vivendo anche noi. Qui la Repubblica di Venezia appunto stava finendo la sua storia ed era un periodo di incertezza, ed è un periodo di incertezza che abbiamo anche noi, e abbiamo pensato come Acri di organizzare appunto questi incontri perché crediamo che appunto il tema della complessità, abbiamo cercato di spiegarlo anche in modi semplici, possa essere veramente un contributo per leggere meglio gli avvenimenti che stiamo vivendo e per avere appunto delle chiavi di lettura per questa realtà che è per sua natura complessa. Per cui è stata una bella avventura, noi ci siamo autodefiniti una coppia, una strana coppia, perché noi Circolo di Milano siamo una realtà locale, chiaramente, mentre Complexity Institute è una realtà, diciamo, che è a livello nazionale, quindi ha associati un po' distribuiti per il territorio, però ecco, è stata un'esperienza veramente interessante. Oggi si conclude questo percorso ne abbiamo fatti quattro. La cosa interessante è anche la possibilità che diamo appunto anche di riprendere un po' le relazioni che sono state fatte, gli incontri che abbiamo fatto per riassaporare un po', anche rimeditare, insomma, quello che è emerso. Io ringrazio appunto il Complexity per aver accettato la collaborazione e a tutti voi che in questi 4 mercoledì avete partecipato, insomma, a queste serate. Lascio la parola a Marinella. Sono stato un po' più lungo, scusami, ma visto che oggi si conclude il ciclo, ho preferito un po' allungarmi. Ok, grazie Alberto. Sì, allora, brevissimamente, intanto presento il Complexity Institute. Molti di voi hanno già partecipato ai precedenti incontri, quindi già ci conoscono. Comunque, brevissimamente,
Sì, siamo un'associazione di livello nazionale, sono 10 anni ormai, quest'anno facciamo 10 anni di attività e il nostro, diciamo, il nostro obiettivo è quello di diffondere l'approccio della complessità per aiutare le persone a comprendere meglio il contesto in cui si trovano e anche l'evoluzione delle situazioni che ci attendono. E quindi questi webinar proprio hanno avuto questo obiettivo, no? Quindi è stato un invito da parte di Alberto Sprogiò e dell'ACLI di Milano proprio di portare anche sulla realtà locale, ma poi anche a livello nazionale, questo tipo di approccio che in questo momento è decisamente importante più che mai. Aggiungo che si concludono appunto, come diceva Alberto, questo ciclo in cui abbiamo collaborato per svolgere questi webinar, ma noi continueremo su questo percorso la prossima settimana, quindi noi continueremo come Complexity Institute, quindi mercoledì prossimo avremo un nuovo incontro in collaborazione con il Complexity Education Project, che è un'altra entità che lavora sulla complessità a livello nazionale. E diciamo faremo, avvieremo una serie, quindi sempre di mercoledì sera, sempre con questa, diciamo, più o meno con questo format, con dei leggeri cambiamenti. E la cornice che abbiamo scelto insieme è Nuove domande per un nuovo mondo, per affrontare consapevolmente scenari complessi. Quindi cercheremo di focalizzarci soprattutto su quali sono le domande, più che avere delle risposte, che la complessità non sempre è in grado di dare risposte, ma di capire quali sono le giuste domande, forse sì. Ed è questo proprio l'obiettivo che noi ci vogliamo porre per capire il mondo che ci aspetta, perché decisamente sarà nuovo per noi rispetto a quello che siamo stati abituati a vivere. Il prossimo incontro sarà insieme a Enrico Cerni, che avete, per alcuni di voi avranno già sentito nel webinar che abbiamo fatto, insomma uno dei primi webinar che abbiamo fatto insieme. Insieme a lui ci sarà Vera Gheno, vi accenno brevemente. Che è Vera? Vera è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, insegna all'Università di Firenze, collabora con la casa editrice Zanichelli, ha scritto numerosi libri, soprattutto in quest'ultimo periodo, il suo ultimo è Parole contro la paura, edito da Longanesi. Enrico Cerni, anche se lo conoscete, lo ripeto brevemente, lavora come responsabile della faculty interna di una multinazionale italiana, oltre che manager e formatore è anche scrittore, ha pubblicato saggi, manuali per le scuole, libri per i ragazzi e un romanzo. Il tema del prossimo incontro è la materia delle parole, sostanza per nuove domande. Il moderatore sarà Dario Simoncini. Ecco, io mi fermo qui, quindi diciamo che comunque proseguiremo con questo percorso, quindi vi invito a continuare a seguirci e lascio la parola a Simonetta Simoni, che stasera ha l'arduo compito di fare da moderatrice per i relatori di stasera. Quindi presentaci tu, Simonetta, che sono i relatori, anche un attimo. Qual è il tema che toccheremo stasera? Aspetta, non ti sentiamo. Ok, mi sentite adesso? Sì. Ok. Sì. Allora, io nel presentare questa quarta serata organizzata dal Complexity Institute insieme alle ACLI di Milano, ho pensato di invitarvi immediatamente per presentarvela a fare un esercizio di immaginazione, perché è di questo che parleremo, tra le altre cose, questa sera. E allora provo a tracciare una sorta di piccolo percorso immaginativo, provando a ripensare insieme a questi quattro incontri che abbiamo fatto, come se fossimo stati guidati all'interno di un grande edificio culturale, di quelli polivalenti, tipo il Centro Pompidou di Parigi, o qualcuno di voi ne avrà visitati altri, che ce ne sono in tutte le capitali europee. E questi centri, se noi immaginiamo che abbiamo visitato i diversi spazi di un centro culturale come il Centro Pompidou, dentro a questi spazi ci sono tanti luoghi diversi, ci sono spazi espositivi, gallerie, biblioteche, c'è un ristorante, c'è una grande terrazza panoramica. E allora vorrei ripercorrere questi temi per arrivare a quest'ultimo di questa sera. Abbiamo cominciato dalla terrazza panoramica, è nella terrazza, sulla terrazza panoramica, che ci hanno condotto Giuseppe Zollo e Marinella Di Simone. Ci hanno mostrato da lassù
il panorama, l'ampio panorama delle sorprese della complessità, come se noi vedessimo una distesa di tetti, di edifici, di spazi verdi e di monumenti riconoscibili da lontano. Il quartiere dell'ordine, quello del disordine, la piazza del caos, il parco della generatività e il fiume della fluidità. Poi, con Dario Simoncini ed Enrico Cerni come guide, siamo entrati nella sala del labirinto degli specchi, denominata Orlo dell'incertezza. Ed è solo grazie al loro aiuto che ne siamo usciti sani e salvi, dopo aver superato le emozioni dei vivi incrociati, la paura dell'impasse delle decisioni ed esserci gustati la leggerezza funambolica degli equilibri variabili. Mercoledì scorso, con Alberto De Toni e con la sottoscritta, abbiamo esplorato un altro luogo, il seminterrato del Teatro Off, quello sperimentale. Lì abbiamo assistito a un match di improvvisazione teatrale seguendo il mutevole canovaccio dell'auto-organizzazione, in cui non si sa mai cosa succederà, come andrà a finire e soprattutto a chi tocca adesso. E stasera il gran finale. Stiamo per entrare in un museo particolare, un museo interattivo, quello delle rappresentazioni della complessità, come ci ha ben descritto Enrico Cerni sui social, saremo spettatori di una sfida tra scienza, arte e design. La lava del vulcano, scriveva Enrico i giorni scorsi, suonerà una musica jazz. I nostri occhi saranno attratti dagli spettri delle frequenze. Le nostre orecchie ci faranno ascoltare i colori dei quadri. E come accade quando visitiamo un museo, soprattutto sostando davanti ad opere di arte contemporanea, alcune di queste ci piaceranno subito e di fronte ad altre invece no, rimarremo perplessi perché non corrispondono alla nostra sensibilità e alle nostre mappe. Non ci piacciono forse perché non le capiamo o forse perché non troviamo la giusta prospettiva per inquadrarli. È questa la sfida di stasera, tra l'osservare e il conoscere, tra il riconoscere e l'aprirsi all'ignoto. In questo straordinario museo avremo due guide d'eccezione, Paolo Della Versana e Massimo Conte, che vado a presentarvi. Paolo Della Versana è laureato in scienze geologiche e in fisica, si occupa di sviluppo di tecnologie geofisiche innovative e di machine learning in ENISPA. È autore di vari brevetti, ha pubblicato oltre 100 articoli scientifici e 6 libri. Nel 2018 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il prestigioso premio ENI Award come riconoscimento internazionale all'innovazione. Per me il suo nickname è il rabdomante della complessità. Massimo Conte si occupa di e-learning per grandi organizzazioni da quasi 15 anni, come project manager e instructional designer. Attualmente cura progetti di digital learning per Eco e-learning Studio. È il coordinatore editoriale del Festival della Complessità e del Complexity Education Project, gruppo di studio e ricerca sui sistemi complessi dell'Università di Perugia. Per me il suo nickname è l'architetto della complessità. Do quindi la parola a questo punto per parlarci di questo bellissimo, intrigante tema che è la rappresentazione della complessità a Paolo Della Versana. Bene, buonasera a tutti. Simonetta, grazie per la bella introduzione. Poi sul nickname ne parliamo a quattro ore. Dunque sì, io stasera mi avventuro in questo tema meraviglioso che è la rappresentazione della complessità e parlerò soprattutto di immagini, imaging e immaginazione. E proprio per questo motivo ho preparato delle immagini e quindi faccio subito uno share screen. Dunque, cerchiamo la presentazione. Vedete lo schermo?
Sì, sì, si vede. Sì, sì. Ok, vedete la presentazione? Sì. 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 Un attimo, però devo anche fare lo share del computer sound. Ok, dunque io parlerò di immagini, dicevo, però cercherò di dare una connotazione molto generale, più ampia del concetto di immagine rispetto a quella che generalmente si intende. E cercherò di introdurre degli elementi di novità rispetto alla concezione che generalmente abbiamo di immagini, di imaging e di immaginazione. La prima domanda che vorrei fare a me stesso e a tutti quanti voi è perché rappresentare è così importante e per, non soltanto per affrontare la sfida della complessità, ma nella vita di tutti i giorni, perché le immagini sono così importanti per noi esseri umani. Questa domanda se l'è posta un grandissimo neuroscienziato che è Antonio Damasio, nel suo bellissimo libro Il sé viene alla mente. Lui chiarisce molto bene che il nostro cervello funziona attraverso la rappresentazione di immagini mentali, quindi attraverso le immagini. Il suo linguaggio sono le immagini in gran parte. E la moneta corrente del nostro cervello, dice Antonio Damasio, sono le immagini. In effetti, che cosa sono queste immagini mentali o mappe mentali, come le chiama Damasio? Sono prevalentemente popolazioni di neuroni, di moltissimi neuroni, che oscillano in maniera sincrona, in maniera collegata tra di loro e consentono in qualche modo di sviluppare il ragionamento, ma non soltanto il ragionamento. E diciamo che attraverso le immagini il cervello parla innanzitutto con se stesso, poi comunica con l'esterno e comunica col corpo che lo ospita. Quindi il motivo principale per cui le immagini sono così importanti è perché rappresentano un po' il linguaggio del cervello. Però attenzione, qua ci tengo subito a sottolineare che non mi riferisco soltanto a immagini visive, cioè il cervello sviluppa, produce continuamente mappe neurali, non soltanto sulla corteccia cerebrale, ma anche al di sotto di essa, nella parte più antica del cervello mammifero, in risposta sia a stimoli visivi, ma anche a stimoli di altro tipo, stimoli sonori, stimoli olfattivi, stimoli tattili, e poi integra tutti questi stimoli integrando proprio queste mappe neurali. Quindi il cuore dell'integrazione multisensoriale è proprio reso possibile, diciamo, può pulsare proprio grazie a questa interazione continua di mappe neurali. La evoluzione moderna, diciamo così, l'applicazione poi di questi concetti, cioè dell'importanza delle immagini per il nostro ragionamento stesso e per l'attività del nostro cervello, è l'imaging. L'imaging, diciamo così, è il modo moderno di chiamare la rappresentazione. E l'imaging ci consente di rappresentare la complessità. In questa figura vediamo a destra un brain imaging, a sinistra invece abbiamo un earth imaging, quindi un imaging del sottosuolo. Sono due tipi di imaging completamente diversi, con finalità molto diverse, a scale spaziali molto diverse, ma in ogni caso basati sulla stessa matematica. Quindi c'è qualcosa che li accomuna, sono gli algoritmi matematici di fondo che consentono di ottenere una tomografia di brain imaging, quindi una brain tomography, così come una seismic tomography per rappresentare il sottosuolo. L'imaging però può essere in qualche modo ampliato. E diciamo, tenendo conto di tutto quello che ho detto nell'introduzione, cioè di come il nostro cervello funziona per integrazione di mappe multisensoriali, io ho sviluppato negli ultimi anni, in collaborazione con dei colleghi, degli algoritmi matematici che ci consentono di espandere il concetto di imaging e portarlo al di là della sua rappresentazione di immagini visive. E abbiamo praticamente prodotto degli algoritmi che consentono di estrarre suoni dalle immagini e immagini dei suoni. In qualche modo riusciamo a mixare immagini visive e immagini sonore
nella stessa percezione bimodale, in modo da ampliare la nostra percezione di sistemi complessi che possono essere appunto quelli di rocce al di sotto all'interno della crosta terrestre a 3-4 km di profondità, ma possono essere anche immagini complesse di altro tipo, come quelle di un cervello umano, per esempio. Io ho portato qui degli esempi. Partirei subito con questo esempio, in cui abbiamo l'immagine visiva di di un'eruzione vulcanica. Qui abbiamo la lava del Kilauea, un vulcano delle Hawaii, e abbiamo trasformato il suono della lava stessa in un'immagine musicale addirittura. Cioè abbiamo estratto tramite il nostro algoritmo tutto il contenuto in frequenza di questo suono, per poi trasformarlo in uno spartito, diciamo così, di musica elettronica, che può essere eseguito tramite il computer utilizzando programmi di gestione di file MIDI. E abbiamo addirittura la possibilità di creare degli spartiti musicali del suono del vulcano. Quindi mettiamo in musica il vulcano, la lava del vulcano. Tutte queste questi trattini rossi che vedete sono note musicali che vengono eseguite da una tastiera virtuale, quindi le note più in alto chiaramente hanno una tonalità più alta, quelle più basse sono rappresentate qui intorno ai 60-70 Hz, rappresentano suoni più prolungati, sono degli accordi di tonalità più bassa, che hanno un significato fisico. Questa è la cosa importante per noi, cioè creare, estrarre dei suoni e delle musiche addirittura da fenomeni naturali complessi come un'eruzione vulcanica e trasformarli in musica, preserva il significato fisico e geologico del fenomeno stesso. Perché, per esempio, come ho cercato qui di rappresentare graficamente, ci sono grossi accordi dissonanti che rappresentano delle grandi bolle di lava che esplodono, così come ci sono delle note isolate che rappresentano bolle più piccole o degli effetti di deglassazione che si esplicano sonoramente parlando a più alta frequenza. Proviamo ad ascoltare un pezzettino di questa musica. Ma non si sente? Aspetta, allora proviamo a... Riproviamoci. Non so se siete riusciti, si sentiva? Sì. Ok, è venuta fuori praticamente una musica jazz, traducendo il suono della lava, del vulcano, in un file di musica elettronica ed eseguendolo con un piano jazz, è venuta fuori, eseguendolo automaticamente, cioè ha fatto tutto il computer, è venuto fuori questo pezzo sincopato. Io ho scelto soltanto il timbro, cioè lo strumento, e non è un caso che io abbia scelto un piano jazz, perché ho voluto mettere in evidenza la ritmica sincopata di questo fenomeno naturale. Ecco, cominciamo a comprendere il significato fisico-musicale di questo fenomeno e di questa tecnica. Praticamente noi, scegliendo un piano jazz, otteniamo in effetti una musica sincopata che mette molto bene in evidenza la ritmica del fenomeno. Inoltre sentiamo dei grossi accordi dissonanti in background che rappresentano le grosse bolle di lava che esplodono. Quindi riusciamo a preservare il significato fisico del fenomeno. La cosa importante è che noi con questa tecnica possiamo rallentare, come ci pare, l'esecuzione
dell'imaging sonoro di questo fenomeno. Perché avendo trasportato tutto in un ambiente di musica digitale MIDI, MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, ci consente di regolare la velocità di esecuzione del brano, quindi di andare anche molto lentamente e quindi cercare di percepire nota per nota, mettendo in evidenza tutti i fenomeni che avvengono nell'ambito del fenomeno naturale che stiamo studiando. Quindi tutti i microfenomeni possono essere isolati ed esaltati. Ecco, vi faccio sentire un piccolo pezzettino della stessa musica, però eseguita con uno strumento diverso, a velocità molto ridotta, per vedere se riusciamo a catturare anche i particolari. Naturalmente mi fermo lì perché sennò diventa troppo noioso, però il messaggio che io volevo trasferire è quello che noi riusciamo con questa tecnica ad avere una rappresentazione di un fenomeno complesso in maniera bimodale, cioè trasformiamo un'immagine in suoni, i suoni in musica e poi la musica nuovamente in un'immagine, in questo caso per esempio lo spartito del fenomeno naturale. Questa stessa tecnica si può applicare a qualsiasi altro tipo di fenomeno, anche un fenomeno umano come il battito cardiaco. In questo caso abbiamo un elettrocardiogramma qui nel pannello superiore, trasformato anch'esso in musica MIDI, qui rappresentato nel dominio di una tastiera virtuale. Ancora una volta queste sono tutte note, sono accordi MIDI, e questo è lo spartito del battito cardiaco. Proviamo a sentirne un pezzettino. È tutto molto rallentato, io ho rallentato molto l'esecuzione di questo battito cardiaco, cercando di utilizzare anche uno strumento che ne creasse la ritmica molto dilatata nel tempo, però in questo caso. Ascoltiamo un brevissimo pezzo e cercate di cogliere la ciclicità del fenomeno. Questo era un esempio del battito cardiaco messo in musica MIDI. Vedete, noi abbiamo tantissime note che ne rappresentano la esecuzione musicale elettronica, che ci consentono, qual è il vantaggio, ecco, di questa tecnica? Di poter andare nel dettaglio, analizzare tutte le componenti in frequenza del fenomeno che stiamo studiando, in questo caso il battito cardiaco, avendo quindi la possibilità anche di effettuare delle diagnosi più accurate di quelle che effettueremmo guardando soltanto l'immagine visiva oppure ascoltando con strumenti tradizionali il battito stesso. Con questa tecnica noi possiamo esplorare il fenomeno nei suoi minimi dettagli, con vantaggi enormi ai fini della diagnosi. La stessa tecnica può essere applicata in altri ambiti. Io, per esempio, l'ho applicata anche qui in uno dei fenomeni più complessi che noi conosciamo, che è il linguaggio umano. Anche il linguaggio umano può essere trasformato in musica. Ne possiamo avere un'immagine estesa, come dicevo all'inizio della presentazione. Ho preso, a titolo di esempio, la prima frase della Divina Commedia, recitata da un attore famoso. Ne ho fatto lo spettro di frequenza che vedete qui nel pannello superiore, quindi ne ho subito creato un'immagine visiva, quindi un'immagine visiva del linguaggio, però allo stesso tempo un'immagine fisica. Vedete come si espande il significato della parola immagine. Questa immagine fisica però mi serve per fare qualcos'altro. Io estraggo i contenuti in frequenza dallo spettrogramma e li trasformo in note MIDI, che porto in un ambiente di musica MIDI, quindi li faccio eseguire al computer da una tastiera virtuale, ne guardo anche l'istogramma e posso anche addirittura rappresentarne lo spartito. Ecco, questo per rispondere alla sfida che ha lanciato Enrico Cerni qualche giorno fa su Facebook. Qual è la materia delle parole? Ecco, io direi che la materia delle parole è, diciamo, le parole sono fatte di immagini, però di immagini complesse, immagini che contengono anche musica. Quindi qui abbiamo una rappresentazione
esemplare di questo concetto, una rappresentazione di un'immagine estesa. Addirittura possiamo andare a studiare gli ecosistemi nella loro enorme complessità attraverso questa rappresentazione complessa delle immagini. Io qui ho estratto un piccolissimo pezzo, però molto significativo, che rappresenta la musica di uno sciame di api. Cioè, ho catturato il suono di uno sciame di api e con le nostre trasformate matematiche l'ho trasformato in musica MIDI. Ho rallentato estremamente l'esecuzione di questa musica per poter catturare non soltanto lo sciame di fondo, quindi il rumore di fondo, ma addirittura mettere in evidenza i singoli eventi musicali associati alle singole api. Questa è una cosa che è possibile fare soltanto con una rappresentazione di imaging esteso di questo tipo. Ascoltiamone un brevissimo pezzettino, perché purtroppo il tempo è tiranno, e così ci rendiamo conto direttamente di cosa sto parlando. No, sembra che non ci sia... Sì, adesso l'audio. Sì. Il messaggio che io volevo dare, cioè espandere il concetto di immagine e portarlo ad una rappresentazione multimodale molto più potente per poter studiare la complessità di certi fenomeni. L'ultima cosa che volevo dire è che l'evoluzione dell'immagine in imaging continua in un'altra evoluzione delle immagini stesse e dell'imaging stesso in immaginazione. L'immaginazione è probabilmente lo strumento più potente che noi abbiamo per affrontare la sfida della complessità, come giustamente mette in evidenza Einstein. Con la particolarità che oggi l'immaginazione tradizionalmente intesa può essere ulteriormente estesa attraverso la tecnologia. In particolare io sto lavorando con le reti neurali per cercare di potenziare tramite l'intelligenza artificiale il lavoro di immaginazione che noi compiamo ogni giorno nei campi più disparati, da quello artistico a quello scientifico. Non mi posso dilungare su questo tema, però volevo sottolineare quest'ultimo concetto, perché ho parlato di immagini estese, di imaging esteso, mi piaceva introdurre anche l'importante concetto di immaginazione estesa, nel senso che è potenziata dalla tecnologia. Ecco, io con questo mi fermerei e lascerei spazio alla prossima discussione. Grazie mille Paolo, ci sono stati molti commenti, molti apprezzamenti del fascino di questi passaggi e di questo modo di pensare all'imaging. Una sottolineatura dal punto di vista della musica, Geppi Guarini ci dice sembra di ascoltare Berio, il grande Luciano Berio. E oltre a tutti gli altri apprezzamenti, affascinante, misterioso, Patrizia Visciola dice che anche il Covid ha un suono. Esatto. E poi Elisa Lucatelli aveva commentato sul fatto che immagine qui si traduce in rappresentazione, poi possiamo tornarci più tardi, e Giuseppe Monopoli aveva fatto la domanda perché non usare strumenti a percussione, magari prendiamo nota e ne parliamo più tardi. Passo la parola a Massimo Conte, siamo in ascolto. Okay. Allora, eccoci qui. Condividerò anche io lo schermo, perché se parliamo di immagini... Allora, io dopo aver seguito con grande interesse il viaggio che ci ha fatto fare Paolo, proverò a fare un'altra parte di percorso per capire che cosa facciamo quando guardiamo un fenomeno che chiamiamo complesso. Però nel primo minuto in cui io parlerò di questi 20 minuti che parleremo insieme, vorrei partire dai dati, visto che parliamo di rappresentazione, che ci aiutano a comprendere la realtà che abbiamo intorno. E quindi al momento, queste sono stime che potete trovare su questo sito, abbiamo circa 4 miliardi e mezzo di utenti internet
nel mondo. Abbiamo circa 1.700.000.000 di siti web. Soltanto oggi più di 200 miliardi di email sono state inviate, più di 6 miliardi di ricerche su Google, sempre soltanto oggi, e potrei andare avanti per un po', però mi fermo qui, perché partiamo comunque dai dati. Allora, in questi mesi di crisi siamo stati letteralmente bombardati di dati, però non sempre la comunicazione ha funzionato. La sera in TV ogni tanto mi è capitato di vedere su TV La 7 anche questo grafico. Io lo guardavo, nonostante sia un po' appassionato di visualizzazione dati, ogni tanto mi chiedevo pure a mia moglie, ma che cosa stanno comunicando? Cioè, se qualcuno lo guardasse un po' così di corsa, che la temperatura media dei malati di coronavirus oggi è stata più bassa, hanno avuto solo 37,6, 37,3, non è proprio chiarissimo. Diciamo che questo è un esempio di metafora proprio efficace. Però di metafore usate per rappresentare la conoscenza ne possiamo usare molte. Addirittura io non lo sapevo, ma Simonetta, quando ci ha introdotto, ha fatto anche lei un uso di metafora, appunto per guidarci. E diciamo che nell'ultima parte del XX secolo abbiamo affiancato la metafora della struttura d'albero, pensata all'albero della conoscenza, in cui abbiamo un'organizzazione gerarchica, pensiamo anche soltanto alla divisione delle scienze, rami diversi, a questa si è affiancata la metafora della rete, in cui ci concentriamo di più sull'interconnessione degli elementi. A destra vediamo ad esempio la rete dei personaggi di Romeo e Giulietta, prende il sociogramma di Romeo e Giulietta. Quindi questa metafora della rete ci consente di avere una visione d'insieme. Le reti possono essere molto efficaci per farci comprendere le caratteristiche di un sistema complesso. Ora vedremo un esempio molto concreto che forse può aiutarci anche a comprendere alcuni dei dibattiti che abbiamo sentito in questi mesi in cui tutti siamo diventati esperti di epidemie di coronavirus. Anche in questo caso faccio un salto e vi faccio vedere questo game. Allora, qui vediamo una rete. Ogni nodo è una persona, una rete interattiva che si muove. Ogni linea, ogni connessione è il contatto tra due persone. Quindi se questo sono io, le connessioni che vediamo sono con le persone con cui io posso entrare in contatto fisicamente, posso vedere, quindi i miei familiari, i miei colleghi, i miei amici. E poi ci sono nodi collegati ai miei nodi, quindi la rete di secondo livello. In questo gioco, che era incentrato sulle vaccinazioni, ma ora è di grandissima attualità, noi possiamo vaccinare alcuni nodi. Questa, detto in modo chiaro, è la rete di soggetti suscettibili. Cioè, qui c'è una rete di persone che potrebbero ammalarsi di una malattia. Noi possiamo fare delle vaccinazioni, possiamo fare quattro punture, come vedete qui in alto. Quindi io devo scegliere chi vaccinare. Che cosa succede quando vaccino una persona? Clicco su un nodo e il nodo sparisce dalla rete, perché questa è la rete che mappa le persone che potrebbero ammalarsi. Ho ancora tre nodi a disposizione, tre punture da fare a disposizione di vaccino. Elimino questo nodo, ma eliminiamo quest'altro. A questo punto che succede? Arriva il virus nella nostra rete, un nuovo virus. Il nuovo virus, come vedete, è spuntato qui. Allora io che faccio? Adesso è un po' una corsa contro il tempo. Io devo cercare di salvare più persone possibili. Allora che faccio? Inizio a vaccinare qualcun altro. Vaccino questo. Come vedete il virus sta andando avanti in maniera molto veloce, la mia strategia non è molto efficace, anche perché in questo game, che è una versione semplificata, abbiamo a disposizione una mossa per uno, come se fosse a scatti, quindi io posso eliminare un nodo, ma il virus che si diffonde attraverso la rete, da ogni nodo si propaga a sua volta un nodo, quindi vedete che qui c'è un disastro, non sta andando bene questa politica di gestione. Ecco qua, abbiamo finito. L'epidemia ha finito la sua corsa. Piccola sorpresa, è da un mese che parliamo dell'app Immuni. Quello che avete appena visto è qualcosa di molto simile alla rappresentazione di quello che si potrebbe fare con un'app di tracciamento. Non è esattamente la stessa cosa, qui le regole del gioco sono un po' diverse, però vi fa capire, dopo un mese che parliamo di app, io non ho mai visto mostrare una rete per spiegarmi di che cosa stavamo parlando. Qui abbiamo visto come il contagio si propaga da un nodo all'altro della rete.
Tanto per la cronaca, vediamo i risultati di quello che ho fatto, mi ha salvato solo il 34% della rete originale, solo il 34% del gruppo iniziale non si sono ammalati. Facciamo un altro salto. Allora, io quando faccio una rappresentazione, la posso fare come rete, ma la posso fare anche in altri modi. Qui ogni quadratino è una persona, quindi dai cerchi passiamo ai quadrati. Quindi questo immaginate che è la stessa gruppo di persone che abbiamo visto prima. Abbiamo una leggenda, il grigio chiaro sono i quadratini suscettibili, quelli che potrebbero ammalarsi, ma ancora stanno bene. I quadratini rossi sono quelli infetti, quindi qui c'è un infetto. Grigio scuro, guariti, ancora qui non c'è. La regola del gioco qui qual è? Ogni quadratino può passare la malattia ai quadratini che ha vicino, quindi in questo caso quello centrale lo potrà passare ai suoi quattro vicini. Anche qui proviamo a giocare, in questo caso con un modello ad agenti. Questa è una simulazione che io ho tradotto in italiano un mese fa, abbiamo pubblicato sul sito complexityeducation.com. Qui c'è la stessa rete, la stessa matrice di quadratini che abbiamo visto prima. Ogni quadrato è una persona. Abbiamo una serie di parametri. Incontri al giorno, ognuno dei nostri quadratini può incontrare 20 persone al giorno. Raggio di spostamento 10, probabilità di trasmissione diciamo 0,3. Qui non stiamo parlando del coronavirus, di una potenziale possibile epidemia. Proviamo a vedere che succede una prima volta. Facciamo partire la simulazione. Ok. Per capire meglio cosa è successo, qui vediamo la curva. Questo è stato il tempo e questa è la famosa curva da abbassare, come hanno detto gli inglesi, flatten the curve. Noi possiamo provare però a ripartire e a cambiare la nostra simulazione. 20 incontri al giorno sono troppi, proviamo a passare a 10 incontri. Vediamo che cosa succede. Guardate quello che succede qui sopra e guardate anche la curva sotto dove c'è il tempo. Le persone si sono ammalate lo stesso e sono guarite, però questa curva è più bassa di questa curva. Facciamo un ultimo tentativo. Resetto di nuovo. Raggio di spostamento non più 10. Io dico al mio gruppo di quadratini dovete stare chiusi in casa, quindi raggio di spostamento 1. Ripartiamo. Guardate qui sotto la curva quanto si abbassa. Ok, quindi in questo caso, se io guardo questa rappresentazione, ecco qui, cambiando i parametri, le domande potrebbero essere quali variabili devo considerare nel mio modello, perché questo ovviamente è un modello semplificato. Come cambia la curva se cambio i parametri, quello che ho fatto in questo momento, un po' giocando. Vediamo che simulare uno scenario fornisce informazioni per fare scelte. Le scelte che hanno dovuto fare i politici di tutto il mondo in questo periodo non sono molto diverse da quelle che abbiamo visto ora. Non avevano forse a disposizione un simulatore così semplificato, ma questo per rendervi l'idea di rappresentazione che può significare molte cose diverse. Allora, torniamo a noi. Andiamo avanti. Abbiamo parlato di curve. Vi ho appena fatto vedere delle curve. Qui in alto vedete un grafico. Da febbraio ad agosto la disoccupazione del 2013 è scesa da 5 milioni a 4 milioni e 6. Se un politico ci dicesse così, diremmo, ah, ottimo, bravo, hai fatto bene il tuo lavoro. Però, guardate questa box rossa qui in basso, che indica questa curva qui. Se noi facciamo zoom out, allarghiamo il nostro sguardo, e quindi vediamo non solo da febbraio ad agosto, ma vediamo nell'ultimo anno che cosa è successo, vediamo che questa curva nell'ultima parte è scesa. Però prima era salita, e un anno prima la disoccupazione aveva numeri simili a quella di agosto 2013. Quindi, cosa possiamo dire? Serve fare attenzione ai dati così come ci vengono presentati. Andiamo ancora avanti. Altre curve. Qui vi aiuto un po' perché, come mi ha detto Dario Simoncini, quando gli ho mostrato la prima volta questa curva, dice io non capisco niente, Massimo. Qui abbiamo una curva rossa, il numero di persone annegate cadendo in piscina negli Stati Uniti, dal 99 al 2009. Quindi c'è questa curva, scende, scende, poi risale, c'è un picco nel 2007 e così via. Qui c'è il numero di annegamenti. La curva nera è il numero di film in cui ha recitato Nicolas Cage in ogni anno. Qui c'è un grafico con una doppia scala, perché il numero di film sta qui sulla destra. Vediamo com'è il grafico di Nicolas Cage. Costante, sale, scende, risale, riscende e risale ancora.
Allora, il punto è, ci potremmo chiedere, ci sarà un legame tra queste due cose? Possiamo forse pensare che Nicolas Cage porti sfortuna? No. Come ci ricorda lui col suo faccione, se due fenomeni hanno gli stessi andamenti, non significa necessariamente che uno causi l'altro. Questo è un tranello a cui dovremmo fare sempre attenzione quando leggiamo dei dati. Diventa molto importante chiarire qual è il nostro punto di vista quando cerchiamo di definire un fenomeno. Quante sono le barre in questa immagine, secondo voi? 4? 3? Ogni cosa detta è detta da un osservatore, a un altro osservatore, ci dicono Maturana e Varela. Nel momento in cui scegliamo un punto di vista, stiamo facendo delle scelte. Dobbiamo metterci d'accordo, però, sul campo all'interno del quale ci troviamo. Facciamo un altro passo, ancora a proposito dell'osservatore. Sicuramente molti di voi conosceranno questo quadro del pittore olandese Escher. Abbiamo una cornice esterna che ho aggiunto io, un quadro quindi. C'è un osservatore che guarda un quadro con dentro altri quadri nella galleria di stampe che dà il nome all'opera. Quindi c'è un gioco di rimandi con diversi livelli di approfondimento e diverse relazioni tra gli elementi. E a questo punto, se provassimo anche noi a cambiare punto di vista, se facessimo questo, se anche noi entrassimo nel quadro, dov'è la complessità? Nel nostro specifico punto di vista o nel fenomeno in sé? Allora, quando presentiamo delle informazioni, scegliamo un punto di vista. Estrarre informazioni, in un certo senso, è fare politica. Vi mostrerò tra poco un breve video sulle anomalie delle temperature per ogni nazione. Quindi qui troverete in alto l'anno che scorre, qui in alto a destra la leggenda, quindi i cerchi blu e celesti sono anomalie in cui nell'anno successivo la temperatura media è stata un po' più bassa. Arancione e rosso quando la temperatura media in quell'anno è stata più alta rispetto all'anno precedente. Facciamo partire questo video negli ultimi 150 anni e vediamo cosa succede. L'Italia è qui, a metà videata sulla sinistra, se ti interessa. Lascio il mouse qui. Anni 20, anni 30, ogni tanto c'è qualche arancione, un po' di blu, procede, arriviamo agli anni 50, gli anni 60 inizia a esserci qualche arancione in più, anni 70, anni 80 gli arancioni iniziano ad aumentare, inizia a scoppiare l'incendio, anni 90, anni 2000. Ok. Siamo arrivati al 2017, tutti vediamo come sono i colori. Ovviamente il cambiamento climatico non esiste, è una bufala, come dicono alcuni, però io forse aggiungerei che Houston forse abbiamo un problema. Allora, facciamo un altro passo, visto che stiamo avanzando in questo museo, come diceva Simonetta prima. Siamo inondati di informazioni, come vi ho fatto vedere all'inizio. Possiamo trovare molte risposte, però il punto diventa: qual è la domanda che ci facciamo? E quando abbiamo dei dati, possiamo farci molte domande, perché possiamo chiederci come un fenomeno è distribuito, quando avviene, dove avviene, il cosa. In questo caso sono delle parole chiave all'interno dei social, no? Quindi possiamo fare un'analisi dei temi. Possiamo chiederci con chi, possiamo fare un'analisi delle reti, come abbiamo visto prima Romeo e Giulietta, e poi la rete delle vaccinazioni, cioè quale nodo è collegato con quale altro. Soffermiamoci adesso su una mappa in particolare a cui io tengo molto. Questa è la mappa delle scienze e della complessità che il sociologo inglese Brian Castellani ogni qualche anno aggiorna. Come avete visto, io nelle slide ho sempre messo i riferimenti, poi ci sarà modo comunque di condividerle sui nostri siti, del Complexity, sia del Complexity Institute sia sul nostro, del Complexity Education Project. Leggiamo questa mappa. Allora, qui abbiamo sia il quando, ogni colonna verticale è un decennio, quindi abbiamo anni 60, anni 70, anni 80, anni 90. Poi abbiamo il cosa. Ogni cerchio infatti è una disciplina, quindi si legge benissimo, leggo qualcosa qui per voi, c'è scienza dei sistemi, teoria dei sistemi complessi, cibernetica, scienza delle reti, big data, modelli computazionali, robotica, fisica computazionale, modelli organizzativi, e potrei andare avanti ancora per molto. E poi c'è una terza delle domande che abbiamo visto nella slide precedente, ovvero con chi, ovvero quali studiosi sono collegati a quali discipline. Quindi
Quelle che vedete qui più in piccolo sono i nomi di alcuni studiosi, ad esempio troviamo Stuart Kaufman, che è collegato sia a sistemi complessi viventi, sia a emergenza, e così via. Quindi, così come poco fa vi ho fatto vedere i due omini che dibattevano se le barre fossero 3 o fossero 4, ugualmente, quando parliamo di scienze della complessità, parliamo di un insieme molto vasto, un ombrello sotto cui ci sono molte cose. Quindi in questo caso la domanda diventa: da quale punto di vista, da quale disciplina stiamo provando a rispondere alle nostre domande complesse? Citando Guida Galattica per autostoppisti, che io ho sempre molto amato, la risposta alla domanda definitiva sulla vita, l'universo e tutto quanto è 42, come sappiamo. Quando cerchiamo di capire un sistema, cerchiamo delle risposte. I grafici, le infografiche, se presentate da sole, raramente danno risposte definitive. Piuttosto possiamo dire che dei buoni grafici ci mettono nelle condizioni di fare buone domande e quindi delle buone rappresentazioni. In chiusura, quindi, il punto fondamentale con cui vorrei lasciarvi e su cui concentrare la nostra attenzione quando guardiamo un sistema complesso è: qual è la domanda? Quando io ho davanti un sistema complesso posso chiedermi e dovrei chiedermi quali sono le connessioni, che tipologia di relazioni ci sono tra gli elementi, quali sono i pattern, cioè gli schemi emergenti, quali sono le proprietà del sistema complesso. Il punto diventa, e il problema diventa, non è più soltanto conoscere la risposta, ma sapere quali domande fare e come farle. E con questo io vi saluto e ora lascio spazio alle vostre domande. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Nel frattempo che tu parlavi, sono venute più che sì, è venuta una sola domanda rispetto al grafico che hai fatto vedere sull'infezione, la prima è che era venuta in realtà anche a me, di Fatima Carbonara: perché non ci hanno spiegato così, no? Il propagarsi, no, del virus. E Maria Teresa 5 chiede: la variabile tempo mentre si è in casa come può incidere rispetto agli schemi, ai grafici che ci hai fatto vedere? Altre domande non ci sono, ci sono sottolineature dell'importanza della prospettiva, del punto di osservazione. Mauro Periccioli consiglia un video che 3 Blue, 1 Brown, che spiega, che consiglia per la spiegazione dei fenomeni epidemici. Poi guardo se ne è venuto, grazie e complimenti a entrambi. E Simone Guglietti sottolinea che il timelapse sul cambiamento climatico dovrebbe essere fatto vedere tutti i giorni su tutti i telegiornali. Enrico Bonetto risottolinea la tua conclusione, Massimo, cioè è chiaro il messaggio, ma cosa possiamo ispirarci per farci buone domande? Allora, parto da quest'ultima. Possiamo studiare e approfondire. Nel libro La complessità dell'epidemia, il book che Complexity Institute ha pubblicato recentemente, nel brevissimo capitoletto che io avevo scritto, proponevo come possibile azione per il futuro pensare anche ad aumentare quella che si chiama la data literacy, cioè la nostra capacità di leggere i dati. Quindi ci sono molti ottimi testi per imparare come visualizzare i dati, come disegnarli, da un lato come progettarli, ma anche come leggerli. Ci sono molte risorse interessanti anche sul web. Quindi in questo caso quello io posso raccontare quello che ho fatto io nel corso degli anni da appassionato. Ho iniziato da nodo ad agganciarmi a qualche altro nodo, cioè a trovare qualcuno che diceva cose significative e poi da lì attraverso le bibliografie approfondisci. Fare le domande non è sempre facile. Come ho detto verso la fine della mia spiegazione, della mia presentazione, è: se un grafico ti dà risposte definitive, probabilmente c'è qualcosa che non va, perché sta restringendo troppo il focus, come faceva la curva sulla disoccupazione. E vado rapidamente sulle altre. Allora, il video che consigliavano, conosco quel canale, è sempre sul nostro sito, in passato ne abbiamo tradotto qualcuno dei quei video perché sono fatti molto bene, quindi li consiglio anche io. La domanda sul tempo, purtroppo ancora non riusciamo a far andare la freccia del tempo nell'altra direzione, quindi su quella variabile noi non possiamo agire. Possiamo agire sulle altre, cioè sugli altri parametri, se
se noi fossimo dei decisori pubblici possiamo decidere il numero di persone che può uscire, il raggio di spostamento. Il senso della simulazione è capire quanto è oneroso modificare una variabile piuttosto che un'altra. Conviene fuori qualche altra considerazione e domanda. La dimostrazione, Carlo Monaco parla del suo interesse per la dimostrazione grafica, ma rimane una simulazione in questa pandemia e i parametri non sono ancora qua chiari. Mauro Pericioli parla dei dark data, di cui parla David End. E poi Nadia Preghenella chiede qualche spunto per rappresentare lo sviluppo sostenibile come fenomeno complesso. Viene ripresa ancora i dark data. Come facciamo a farci domande corrette se disponiamo di un numero limitato di informazioni? Pierluigi Gentili invece torna sulle immagini che ha mostrato Paolo, sul criterio di conversione dell'immagine dell'eruzione vulcanica. E la complessità, Monica Margoni chiede la complessità della sostenibilità, di nuovo torna sullo stesso aspetto, e gli indicatori per misurarla. Nello De Giulio, che è l'ultimo finora fatto domande, le domande sono importanti, nascono dal bisogno di senso, ma la fantasia e l'immaginazione sono variabili importanti. Il caso nasce dall'imprevedibile e dall'inimmaginabile. Dario Simoncini chiede a Paolo a che possibilità ci apre la rappresentazione bimodale per capirci, vorrebbe capire meglio questo tema, e chiede Dario se è un superamento del livello logico riflessivo e potrebbe essere considerato un nuovo tipo di cognizione. Posso provare io a rispondere a quest'ultima domanda? Sì. Di Dario, che è molto ben posta, perché sottolinea l'aspetto bimodale della rappresentazione. In effetti tutto l'interesse per questo approccio nasce dal fatto che noi andiamo a tradurre in suoni cose che in genere non sono sonore e viceversa. E il nostro cervello, il cervello umano ha una predisposizione unica tra gli altri mammiferi alla musica. Che significa questo? Significa che il nostro cervello è in grado di cogliere la coerenza tra i suoni, estrarne un ritmo, estrarne una melodia, estrarne un'armonia, cioè estrarre delle strutture semantiche. Questa è una caratteristica unica tra tutti gli animali che popolano la Terra. Allora, riuscire in qualche modo a sollecitare in maniera bimodale, quindi non soltanto attraverso le immagini, ma anche attraverso i suoni, contemporaneamente generati dal medesimo segnale, tutto l'aspetto musicale del cervello, cioè tutta la sua capacità di cogliere la coerenza e le strutture semantiche contenute nei suoni, è un vantaggio enorme. Ci consente in qualche modo di potenziare il nostro modo di far funzionare il cervello. In effetti questo si vede molto bene anche dal brain imaging, quando un cervello è in azione sotto l'effetto della musica, sia mentre si sta componendo, suonando, quando si sta ascoltando, moltissime parti del cervello sono attive, molte di più anche rispetto a quando il cervello percepisce un'immagine puramente visiva. Quindi creare una rappresentazione bimodale che coinvolga anche i suoni e la musica, estratti dal medesimo segnale, significa sfruttare meglio il cervello, cioè farlo funzionare in una maniera potenziata, aumentata. E questo è uno dei motivi per cui noi ci siamo soffermati su questo aspetto. Una cosa, l'altra domanda sempre che faceva Dario, prima di questa... Era, che possibilità ci apre la rappresentazione bimodale, che è una domanda che viene ripresa da Giuseppe Monopoli, che chiede se noi abbiamo una capacità bimodale di percezione. Sì, sì, assolutamente. Cioè, noi abbiamo innanzitutto la percezione
unimodale, cioè che è legata ai singoli sensi presi individualmente, vista e udito, ma poi ci sono delle parti specifiche del cervello che sono proprio deputate all'integrazione, per esempio, dei suoni con le immagini. Se noi ci spostiamo un attimino sotto, al di sotto della corteccia cerebrale, e andiamo a esplorare la parte più profonda e più ancestrale del nostro cervello, incontriamo per esempio i famosi collicoli, il collicolo superiore e il collicolo inferiore, che sono dei agglomerati di neuroni molto molto primordiali in termini di storia evolutiva del mammifero. Sono in un certo senso comuni a tutti i mammiferi, però molto importanti nell'uomo. Nei due collicoli si formano mappe mentali rispettivamente di tipo che derivano da sorgenti visive in quello superiore e da sorgenti sonore nel collicolo inferiore. E queste mappe sono fatte proprio per interagire tra di loro e quindi creare una percezione bimodale. Cioè noi siamo fatti proprio dal punto di vista neurologico per avere una percezione bimodale. Ci sono tante parti del cervello, addirittura ci sono dei neuroni deputati alla percezione bimodale. Quindi siamo fatti proprio per avere una percezione espansa e integrata del mondo. E da questo punto di vista c'è un'altra domanda connessa a questa che riguarda la rappresentazione trimodale, la possibilità di una rappresentazione trimodale, e poi in parte collegata a questo Marinella Sclavi chiede sulla traduzione del linguaggio delle piante. Comunicare con piante ed animali con qualche aiuto di relazione. Allora, la percezione trimodale sì, è stata affrontata per esempio da alcuni ricercatori di, non mi ricordo quale università tedesca, in cui mettevano insieme sia i suoni, sia le immagini, sia la percezione tattile. In effetti il punto cruciale è che il nostro cervello genera immagini, quindi mappe mentali, per dirla alla Damasio, di qualsiasi tipo di informazione proveniente da qualsiasi tipo di senso, quindi qualsiasi tipo di informazione sensoriale, compresa quella tattile. Quindi mettere insieme queste mappe è proprio il mestiere del nostro cervello, e noi possiamo coadiuvare questo mestiere del nostro cervello realizzando percezioni trimodali, quindi traducendo in un segnale integrabile sia il segnale visivo, sia quello sonoro, sia per esempio quello tattile. E noi ci stiamo lavorando anche su questa cosa qui, quindi assolutamente sì. La domanda che mi intrigava, un'altra domanda che ho colto, era quella là di Gentili, che voleva sapere, la sua è una domanda abbastanza tecnica, però molto interessante, perché voleva sapere quale criterio abbiamo utilizzato per trasportare il suono del vulcano in musica e quindi in note musicali, cioè sostanzialmente qual è la trasformata matematica. Dovrei andare molto sul tecnico, però sostanzialmente abbiamo utilizzato quel tipo di trasformata, quei tipi di trasformate che servono per gestire i segnali non stazionari, cioè che cambiano, che hanno caratteristiche come la media o la deviazione standard, che cambiano nel tempo, tipo le wavelet oppure la trasformata di Stockwell. Sicuramente Gentili mi capisce. Comunque abbiamo utilizzato, questa è un po' la caratteristica del nostro metodo, che utilizza delle trasformate matematiche estremamente accurate. Ciao Pierluigi, adesso ti vedo. Delle trasformate matematiche che consentono una trasformazione dei segnali che non ci fa perdere praticamente nulla. Quindi è molto molto fedele la trasformazione. Allora, ci sono altre due domande. C'era rimasta la domanda della Marinella Sclavi sulla traduzione del linguaggio delle piante e degli animali. Ah, sì. Poi è collegata a questo, c'è cioè quella di Elisa Lucatelli che parla di passaggi della comunicazione e delle informazioni in forma rappresentativa della realtà, e su cui bisogna sempre comunque operare delle scelte, quindi in parte è legata a questa domanda. Poi ce ne sono altri che ritornano su questa domanda di Lucatelli, cioè se le immagini sono atte a comunicare, bisogna chiedersi a chi si sta comunicando che tipo di percezione c'è.
E Giovella parla di, nella funzione dei collicoli, parli di predisposizione bimodale del cervello, ma non prende in considerazione il ruolo delle emozioni. E poi sì, Mauro Pericioli, o Pericioli, che non so dove sta l'accento, comunque legata al concetto del dark data è stato coniato il termine sick data. E qui suggerisce un TED Talk di Tricia Wong fatta a Cambridge nel 2016. La complessità richiede di prendere in considerazione fattori apparentemente marginali che risultano determinanti nel modello predittivo. Questo direi che è più una domanda forse per Massimo. Una considerazione, insomma, per Massimo. Sì, rispondo rapidamente almeno soltanto a una, poi lascio la parola a Massimo perché altrimenti parlo solo io. Però ecco, sì, molto stimolante. Sono tutte domande molto stimolanti. Quella là sulle piante, cioè tradurre i suoni in linguaggio delle piante, è una cosa che, nella quale non mi sono cimentato, però non è fantascienza, perché le piante emettono dei segnali, dei segnali chimici, dei segnali di altro tipo, comunque dei segnali. E la nostra tecnica è in grado di gestire qualsiasi tipo di serie temporale, cioè di segnale che varia nel tempo, a prescindere da quale sia la sua sorgente. Cioè, se noi riusciamo a rappresentare matematicamente un segnale, anche quello prodotto da una pianta, come una serie numerica temporale, cioè un valore che cambia nel tempo, le possiamo tranquillamente fare l'analisi spettrale e poi utilizzare trasformate come la trasformata di Stockwell o la trasformata delle wavelet per tradurla poi in note. Quindi la risposta è sì, teoricamente noi potremmo provare a interpretare con suoni, attraverso suoni, addirittura attraverso musica, il linguaggio delle piante. Questa è una cosa molto, molto bella, molto stimolante e vi assicuro che non è fantascienza. Lascerei la parola anche a Massimo sugli altri argomenti. Provo a rispondere un po' alla penultima domanda, quella di Pericioli, che diceva prendere in considerazione i fattori apparentemente marginali. Vi faccio rivedere un altro punto della simulazione che vi ho fatto vedere prima, un altro di questi schemi, in cui qui c'è la probabilità di trasmissione, giorni di incubazione e giorni con sintomi. In un primo caso noi facciamo partire la simulazione e succede questo. Se io provo ad abbassare la probabilità di trasmissione a 0,4, riprovo, e già per arrivare ai bordi di tutta la mia popolazione ci mette un po' più di tempo. Se io abbasso a non di tantissimo, così, in questo caso l'epidemia si ferma più perché non è abbastanza forte. Perché ho fatto vedere questo, in questo modello semplificato che non è il coronavirus, per parlare della sensibilità di alcuni sistemi complessi ai parametri iniziali. Il famoso effetto farfalla di cui si parla spesso, questo è un esempio. E è chiaro che quello che vi ho fatto vedere qui è una simulazione matematica in cui poi i vari parametri non sono in connessione tra loro. Se io alzo uno non è che si abbassa l'altro, quindi questo è davvero poco più che un giocattolo, però ci serve per avere un po' più consapevolezza. E un'altra delle domande precedenti che aveva citato Simonetta riguardava se noi abbiamo poche informazioni, come facciamo a sapere quali domande farci, qualcosa del genere. Sì. Dobbiamo aggiungere altre due parole importanti, che è il pensiero critico, perché ci sono altre domande che possiamo fare. Quali sono i bias, cioè i pregiudizi di chi ha progettato quella visualizzazione dati? Quali sono i miei bias, cioè cosa vado a cercare io in quegli schemi? Come ho analizzato quei dati? Ora, senza andare nei tecnicismi, andare più in profondità, però una rappresentazione di dati non proprio come un'opera d'arte, però c'è una parte comune, è una scelta di campo, una scelta di punto di vista, però bisogna vedere come sono stati ripuliti quei dati, come sono stati estratti. Trovate qui, forse Paolo potrebbe parlare più di me, c'è tutta una fase intermedia, le ipotesi che io costruisco e quello che io voglio dimostrare con quei dati, quindi ci sarebbe tanto da dire. L'unica cosa, il piccolo input che ho provato a dare come competenza, diciamo, di cittadinanza, è di non prendere sempre per buoni i dati che ci vengono mostrati per suffragare una tesi, insomma. Poi lo scienziato appunto qui è Paolo. Sì, perché... sì, vabbè, io dico sempre che tutti quanti oggi si stanno concentrando sul discorso, per esempio, dei big data. Tutti parlano di big data, dati, eccetera. In realtà si trascura il concetto fondamentale, che il dato è molto difficile che esista in quanto datum.
Cioè ogni cosa, davvero anche quello che noi consideriamo come dato, in realtà è un'interpretazione. Quindi accanto ai famosi data scientist, ecco, molto spesso io vengo definito un data scientist perché mi occupo di reti neurali, di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Però mi piace, no, non mi piace tanto questa definizione, perché penso che sia molto più importante concentrarsi sulle interpretazioni. Manca davvero oggi una scienza dell'interpretazione. Quindi, come ha mostrato molto bene Massimo, i dati possono essere tranquillamente fraintesi, interpretati in mille modi diversi. Sì, Io so solo una battuta, come dicono spesso, se torturi abbastanza i dati, prima o poi li hanno quello sì. Che si può. Esatto. Sì. Ritorna questo aspetto in diversi modi, in diverse domande c'è un filo conduttore. Da un lato c'è Raffio che aveva detto prima, criticare e fare domande come avere una coscienza critica senza apparire disfattisti. E poi c'è una serie di domande, per esempio Nello Di Giulio che parla di percezioni ottenute con certe procedure rischiano di essere male interpretate, e farsi le domande diventa la cultura. Quindi ci sarebbero, diciamo, sostanzialmente due facce della medaglia nella questione dei dati, come si raccordano, quindi bias di chi li raccoglie, ma anche l'interpretazione del ricevente, no? Quindi ci sono, diciamo che i due bias poi intrecciati creerebbero delle pessime interpretazioni, e molto, quindi le constatazioni, le domande. Poi c'è una domanda tecnica su usare la musica per Mozart per incrementare la produzione dei vigneti, la fa Mauro Pericioli di nuovo. E poi di nuovo il tema del bias, Domenico De Masi dice è un esempio, è come sono stati usati la correlazione tra vaccini e autismo. Sì, io sono molto abituato nel mio lavoro quotidiano a lavorare con dati biasati, perché molto spesso il dato geofisico, quello che viene chiamato dato geofisico, è pieno di bias. E quello che noi poi facciamo è un'interpretazione di quello che si chiama dato geofisico. Creiamo dei modelli che sono pieni di incertezze. Però questa cosa qui, ecco, anche ci ricolleghiamo su questa cosa qui al discorso fatto un paio di settimane fa sull'incertezza. L'incertezza non è una cosa che non è gestibile, l'incertezza può essere gestita benissimo, anche in maniera molto rigorosa. Esistono delle tecniche di gestione dell'incertezza e delle interpretazioni incerte. Esistono tecniche, approcci bayesiani, metodi stocastici che utilizzano l'incertezza delle informazioni per estrarre informazioni dal sistema che si sta studiando. Quindi è vero che i dati sono quasi sempre, per non dire sempre, biasati da chi li raccoglie e da chi li riceve, ma questa non è necessariamente una cosa negativa e non è assolutamente una cosa non gestibile, può essere gestita in maniera molto attenta e molto rigorosa. Massimo, volevi intervenire? Forse su quella cosa che prima citavi di Raffio, cioè nel senso fare domande rispetto a due bias, sicuramente che citavi te, poi sarebbero tanti altri, poi visto che tutti abbiamo anche una vita digitale, poi c'è anche il confirmation bias, cioè molte volte noi cerchiamo risposte a quello che già dal nostro punto di vista per rinforzarlo nella nostra nicchia, quindi qui si aggiunge un'altra questione di ecologia della comunicazione, cioè come mi informo, quali sono le mie fonti. Molte delle domande che ho citato, quelle su come analizzare i dati, sono a metà tra l'analisi dei dati, il pensiero critico, ma anche gli strumenti del mestiere del giornalismo, cioè nel senso che anche qualcuno citava riferimenti filosofici più alti, cioè quindi il dato non è dato. Sì, il dato non è dato, viene fuori più volte, quindi appunto questo tema del dato che non è, virgolette, oggettivo, ma come ci ricordava poco fa anche Paolo, che si può lavorare bene anche con dati biasati, come hai detto? Biasati. No, ho capito, non l'avevo mai sentito nella versione anglo-italianizzata, mi piace molto. Anche perché un po' sottostante, poi non abbiamo fatto una lezione sullo... un dialogo sullo scientismo, appunto noi partiamo dai dati poi per estrarre informazioni, e quello che facciamo molte volte con le visualizzazioni dati è provare a estrarre significato, è quello che i designer fanno per noi,
cioè trovare dei tratti, delle tendenze, poi se si tratta appunto di ricerche scientifiche per confermare e testare le loro ipotesi, in altri casi per poter fare anche delle scelte più di lungo raggio, cioè quindi infatti io ho parlato di visualizzazione dati, però molti altri preferiscono parlare di information design, quindi non parlare più di dati ma di informazioni, ci sono vari livelli a seconda delle definizioni che utilizziamo. O come dice Elisa Lucatelli, qui che saluto, che sta aggiungendo in chat, figuriamoci poi quando parliamo da trasmissione di informazioni e di conoscenza, quello è l'ultimo livello a cui non siamo arrivati, insomma. Sì, quindi scienziati che torturano i dati per rappresentare quello che più gli conviene. Sì, diciamo che il cittadino che non è un addetto ai lavori, né della lettura né della produzione dei dati, ha certamente bisogno di un'alfabetizzazione. In questo momento però forse mi sembra che possa essere interessante dire ok, noi possiamo anche cercare di capire meglio quel termometro che hai fatto vedere all'inizio, Massimo, secondo me è abbastanza terrificante, è un modo di rappresentare i dati che sembrerebbe così evidente, no? Usi il termometro, una roba che conosciamo tutti, invece in realtà non stai facendo una, ma non lo so, non saprei neanche come definirla quella cosa che hai fatto vedere, grazie di averla fatta vedere. Nello stesso tempo noi oggi siamo in una situazione in cui ci dobbiamo comunque fidare degli esperti, delle loro rappresentazioni e dei dati biasati, diciamo così. No, fino a un certo punto. Okay. Io mi permetto di dire che, sai quando è che io non mi fido dell'esperto? Quando sì. L'esperto mi sbatte in faccia un numero senza darmi una barra di incertezza. Come è stato fatto per esempio in questi ultimi 2 mesi con tutte le curve sui decessi, sui contagi, guariti, ricoverati in terapia intensiva, eccetera, eccetera. Tutte queste curve sono state sbattute in faccia a decine o centinaia di milioni di persone in tutto il mondo senza fargli capire qual era l'incertezza su quelle informazioni. E gente ne ha fatto grafici, estrapolazioni, ha tirato conclusioni, ha fatto modelli senza sapere che c'era un'incertezza. Quando si fornisce un'informazione, la scienza ci insegna, in qualsiasi settore, bisogna dare anche la barra di incertezza. Allora, quando io vedo un esperto che mi dà un dato con una barra di incertezza, mi fido. Se invece vedo che mi dà un numero, punto e basta, non mi fido. Ok. Ottima indicazione. Allora, Dario dice, fa questa domanda sulla rappresentazione bimodale e la comunicazione a fini commerciali o di customer experience. Cosa ne pensate? Questa è una bella idea. È una bella idea per far soldi, eh? Dario, si vede che c'ha l'istinto economico. Probabilmente sì. Sei laureato in... Sì, ma sicuramente... Allora, io devo dire la verità, ho avuto un sacco di proposte di sfruttare commercialmente questo tipo di approccio. Io lo faccio a scopo puramente scientifico. Io, al contrario di Dario, non ho molta dimestichezza con il business. Però l'idea c'è, voglio dire. C'è tanta gente che ci pensa. Per esempio, questa è una delle domande che ho letto. Ci sta gente che al MIT ha messo in musica il coronavirus, la proteina del virus, per poterlo studiare meglio. E anche questa cosa qui, in ambito, come dire, sanitario, potrebbe avere dei risvolti tristemente commerciali. Cioè la percezione bimodale sicuramente può avere dei risvolti commerciali potentissimi. Io ancora non li ho sfruttati. Allora, ci sono altre due... Elena si parla, Carlo Monaco dice che la maggior parte delle persone non riuscirebbe ad apprezzare l'incertezza che tu sostieni, sottolinea essere un dato, una qualità importante, diciamo, della comunicazione sui dati, perché le persone hanno bisogno di certezze. E l'altra cosa è, di nuovo si torna, Elena Berton torna di nuovo sul destinatario dell'informazione, quindi è molto diverso rivolgersi a un bambino o un esperto e quindi come differenziare le rappresentazioni. E poi c'è Giovella torna sull'interpretazione dei dati sensoriali, c'è il ruolo delle emozioni che hanno mappe neuronali.
Antonio dice che quelli del MIT hanno messo su Amazon il brano in vendita. Allora, poi abbiamo Dario torna sui suoni connessi alle opere d'arte, anche questa è una comunicazione bimodale. E Nello Di Giulio dice: siccome il popolo non è informato a dovere, ma se le decisioni politiche dipendono dalla fondatezza dell'elaborazione, queste sono taroccate, mi pare che non abbiamo via d'uscita. E poi un iPad, non sappiamo chi sia, si sta parlando della teoria polivagale, laddove la percezione sensoriale mi pare assimilata al discorso della trimodalità. Essendo io terapeuta espressiva, non prescindo mai dalla universalità della complessa percezione sensoriale. E quindi sostanzialmente nelle piante e nel corpo. E quindi interpretare come modalità può essere... Ah, è Daniela Poggipollini, ecco, adesso sono arrivata. Ci ricorda il funzionamento neurofisiologico, non leggo tutto le sue considerazioni perché è abbastanza lunghe, però ci richiama, no, alla trimodalità e alla neurofisiologia della percezione. Io aggiungo giusto due parole su dati ed emozioni che sono usciti su un paio di domande, perché io ho parlato genericamente di grafici, dati, in realtà ci sono alcune information design che sono davvero delle opere d'arte. Ho visto, c'era pure Paolo Cioccarelli che prima interveniva, cioè a Milano un bel gruppo di lavoro, tutte le infografiche anche del Corriere della Sera, la lettura in cui lì il tipo di lavoro che viene fatto su alcune visualizzazioni dati non è più quella di comunicarti necessariamente l'esito di una ricerca, ma è appunto si estrae significato e si cerca di comunicare in alcuni casi anche un'emozione nei confronti del lettore. Quando vengono disegnate e pensate, progettate delle visualizzazioni dati, si pensa anche alla fruizione, all'esperienza di chi poi la dovrà vedere, quindi a livello di competenza che può avere, ma anche a che tipo di emozione vuoi comunicare o che tipo di riflessione vuoi portare. Ci possono essere obiettivi diversi per le visualizzazioni dati che vengono create. Si parla anche, Elena Berton parla nel rappresentare l'ambiente, il territorio con i GIS, è molto importante il metadato come carta d'identità del dato. Certo, sì, sono d'accordo. Io ho provato, mi sono trovato molto spesso a gestire dati che caratterizzano ampi ecosistemi. Il metadato diventa fondamentale, sono pienamente d'accordo. Volendo tornare un attimo però anche al discorso delle emozioni, che è un discorso che mi intriga molto, ho visto tra i vari commenti che io, quando ho parlato di collicoli, bisognerebbe tener conto anche del fatto che nella parte più ancestrale, più antica, quindi compresa anche quella che coinvolge i collicoli, del nostro cervello, è lì che si generano le emozioni primordiali, no? Quelle emozioni che il grande Panksepp ha più volte discusso nei suoi bellissimi libri, tipo L'archeologia della mente. Ecco, io al momento chiaramente non sono arrivato a questo punto così sofisticato di rappresentazione musicale o bimodale o trimodale delle emozioni. Però anche questa qui non è fantascienza, è una domanda molto, è un'osservazione molto ben posta, perché io mi sono andando via via specializzando nel tempo nella fisica matematica, però, e quindi non sono un neuroscienziato assolutamente, vado un po' fuori del seminato, però il nostro cervello emette continuamente segnali di tipo elettromagnetico a varie frequenze, anche quando noi produciamo emozioni. Nessuno ci vieta di lavorare su questi segnali che hanno un loro contenuto in frequenza e trasformarli, anche questi, addirittura in una espressione, in una rappresentazione sonora o bimodale o comunque multisensoriale. Quindi questo è un argomento davvero molto 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 bello e non è fantascienza, ripeto. Allora, io direi che altre domande rispetto a quell'insieme che abbiamo visto finora non ce ne sono.
direi che possiamo avviarci alla conclusione e lascio la parola ad Alberto Sbrogiò che vorrebbe in chiusura farvi alcune comunicazioni, diciamo, conclusive di questo percorso, annunciarvi altre iniziative. E ovviamente vi porto, lo potete vedere anche voi in chat, i complimenti di tutti e degli speaker per la splendida discussione. Grazie a tutti. Io ringrazio Paolo, ringrazio Massimo, ringrazio Simonetta e chiaramente Dario, Marinella e Enrico che ci hanno accompagnato in questo percorso. Io volevo solo invitarvi che per chi vuole, perché è una cosa un po' particolare, questa sia locale, è un'iniziativa che faremo domenica. Ho chiesto io a Conte di continuare a tenerci rinchiusi in casa, quindi possiamo fare degli eventi anche domenica e tutti quanti parteciperanno. Alle 14 noi abbiamo lanciato un'iniziativa di valorizzazione del nostro territorio, appunto la terra di Tiepolo, cercando di valorizzare soprattutto i giovani che a volte per scelta, a volte perché sono costretti, sono all'estero. Abbiamo nominato ambasciatori della terra di Tiepolo, quindi stiamo cercando appunto di promuovere la ricchezza del nostro territorio, anche dal punto di vista turistico, anche se in questo momento chiaramente più di tanto non potremo sfruttarli, per diciamo così, far crescere il lavoro. La nostra associazione è un'associazione cristiana di lavoratori italiani, quindi il lavoro è al centro chiaramente del nostro impegno e questo, diciamo così, cercare il supporto da parte dei giovani per portare, diciamo così, anche del lavoro qui per evitare che altri se ne vadano. Potremmo eventualmente con gli amici di Udine, visto che Udine si nomina città del Tiepolo, potremmo fare anche un gemellaggio tra la terra di Tiepolo e la città di Tiepolo, Udine, e poi vabbè, chi vuole, insomma, ecco, domenica alle 14 sarà Alberto Mondi, che non so se lo conoscete, praticamente sta comparendo in diverse trasmissioni televisive ultimamente perché è in Corea ed è l'italiano più famoso in Corea perché partecipa delle trasmissioni televisive. Scusate, sono stato un po' lungo, però io vi ringrazio ancora e sapete che trovate sia su Complexity sia sul sito di Cultura Chilometri Zero le registrazioni di anche degli eventi passati e chiaramente metteremo in linea anche questo. E buonanotte, se vuoi dire qualcosa anche tu, Marinella. No, solo salutare tutti, ringraziare tutti per la perseveranza con cui hanno seguito questi incontri e anch'io appunto dico ci rivediamo mercoledì prossimo, continueremo sempre con discorsi legati alla complessità e ringrazio tantissimo Alberto e l'ACLI di Milano per veramente per questa possibilità e per questo lavoro che abbiamo fatto insieme, davvero divertente e anche molto easy, è andato molto facile, molto sciolto, quindi è stata veramente una bellissima collaborazione. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Buona serata a tutti, arrivederci.